continuiamo a lavorare sul nostro occhio. E ora, prima di applicare il mascara, cosa faremo? Con questo attrezzo, che è un piegaciglie, andremo a piegare le ciglia verso sopra in modo di darle un po' più di forma, soprattutto quando si trova una ciglia decisamente dritta e spiovente. Questo serve per aprire ancora di più lo sguardo. Continuiamo il nostro make-up utilizzando il mascara sulle ciglia. Questo mascara è un effetto volumizzante e in realtà la particolarità di questo scovolino è quello di essere in latex, quindi segue la forma della ciglia perché essendo il latex è anche molto morbido. Se vogliamo ottenere anche un effetto bambola, basterà aggiungere sulle altre ciglia un filo di mascara senza esagerare, in modo di avere la possibilità di marcare ancora di più questo sguardo.